stazione. Sembra più una cattedrale. Sì, è vero. Ho letto su internet che è tra le 5 stazioni più belle del mondo. Oh, andiamo, la sorpresa ti aspetta. Oh, caro, non credi che sia ora di darmi un indizio? No, non se ne parla. Allora me ne resto ferma qui. Per me non c'è problema. Ma ci vorrà ancora più tempo per scoprire che cos'è. Salve. Buongiorno. Dai, nonna. Dai, nonna. Sì. È così bello essere tornate a viaggiare di nuovo insieme. Questo è il regalo di compleanno più bello che avrei mai potuto ricevere. E quel contratto, vuoi firmarlo? Sì, già fatto. Sei sicura di averci pensato bene? Non è da me, vero? No. Sembra assurdo che tu voglia rinunciare al marchio che avevi creato per lavorare con Max Ulrich. Mark Ulrich. Mark Ulrich. È così borghese. Classico, non borghese. Da Ulrich starò sicuramente meglio. Avrò accesso all'intera collezione senza limiti. E inoltre le stoffe con cui lavora. Quando mai le avrei viste? E poi potrò disegnare la nuova collezione e sarò la responsabile della nuova linea. Speriamo. D'altra parte non poteva scegliere una stilista migliore. Dov'è che stiamo andando? Sei davvero incorreggibile, lo sai? Vieni! Qui! Dai! Goldberg? Gol? È la mia Judith. L'hai trovata? Sì. È viva? Sì. Nonna. Che c'è? È tutto a posto? Dimmi un po', ma per caso ti ha dato di volta il cervello? Pensavo ti avrebbe fatto piacere. Mi hai sempre parlato di Judith. Mi dispiace tanto, volevo solo farti una sorpresa. Ci sei riuscita. Se l'avessi saputo, allora avrei... Oh, le avrei restituito il suo specchietto e la sua spazzola. Ecco. Mamma me l'ha detto. Siete incredibili. Ora Judith potrà riaverle finalmente. Sì. Andiamo su. Andiamo. Stupido. Sì, chi è? Ah, oh. Sorry. Hi. Ci scusi, ma... Mi capite? Sì. Sì, siamo venute per Judith Goldberg. Esatto. Ah, il vecchio inquilino. Cosa? Come? Vecchio? Oh, no.
Si sente bene, signora? Certo, grazie, grazie. Sto bene, grazie. Gradirebbe un bicchiere d'acqua? Grazie. Venite. Attenzione, come vedete, sto facendo qualche lavoro. Prego. Grazie. Grazie. Anche per lei? Mi scusi, non ho nient'altro che possa offrirle. No, grazie. Per caso sa dove vive Judith attualmente? No, non ne ho idea. In realtà non l'ho mai incontrata. 3 settimane fa ci siamo sentite al telefono. Volevo chiamarla di nuovo, ma mi aveva assicurato che non se ne sarebbe dimenticata. Già, è una mia amica. Dai tempi dell'asilo. Però non ci siamo più riviste da allora. E oggi vi sareste riviste? Perché soltanto ora? Mia nonna non è riuscita a rintracciarla tramite gli archivi di Harold Olsen dopo la Seconda Guerra Mondiale. E tu come sei riuscita a trovarla? Hanno continuato a catalogare nuovi documenti sulle vittime del nazismo nel tempo e... Scusa. Sì? Sì, scusa. Farò un po' tardi. Ok, a dopo. Ciao. Devo andare. Ti raggiungo dopo. Sì, vorrei prima accompagnarti all'hotel. Ce la posso fare. Magda, non abbiamo neanche fatto il check-in. Se vuole, posso portare io sua nonna fino all'hotel. Direi che sarebbe perfetto. Ok. Nonna, veramente preferirei che venissi con me. Sì, ma io vorrei parlare con... come ha detto che si chiama? Matisse van Anderlecht. Ecco, vorrei parlare con con Matisse. Mi piacerebbe venire con Matisse in hotel più tardi. Posso anche darti del tu? Sì, certamente. Io sono Magda. Magda? Lei è Caro? Magda? Matisse. Molto lieto. Già. Dai, ti raggiungo. Sì. A dopo. Posso portargliela io? Ma come? Mi lascia accompagnare sua nonna e non si fida di lasciarmi le valigie? Stia tranquilla. Io non sono né un serial killer né un cacciatore di doti. Si fida ora? La domanda è, lei si fida? Pur non conoscendo ancora mia nonna. Bene, eccoti finalmente. Wow. Mi sei mancato tanto. Anche tu, 3 settimane sono troppe. Fa vedere. Ti sta benissimo. Ma questo non è un Oric. Oh, è un premio aziendale. Mica sono un novellino. Caffè? Mi porti al nuovo negozio di Oric? Sì, dopo. Questo è Rubens, quella è la cattedrale. E ora andiamo a vedere le vetrine. Just
Eccolo lì. Wow, in pieno centro. È un quartiere esclusivo. Non esiste posto migliore. Quante persone c'erano ieri all'inaugurazione? 300. Selezionati, c'era Oric, ovviamente, ed è venuta anche tutta la direzione di Amburgo. Non male. C'era una bella atmosfera. Una grande festa, lo spettacolo è andato benissimo. Sì. È proprio il momento giusto per il nostro marchio. Tra 6 mesi la nostra collezione non sarà più solo qui. Oh oh! Grazie mille. L'hai allestita tu? No. Ma stai benissimo. Come fai? Ti trovo in forma? Ti presento Yasmin Mahdi, la nostra brand manager. Ciao. Ciao. È stata determinante per la progettazione del nuovo negozio e commercializzerà anche il nostro marchio. Molto lieta. È un piacere. E lei è Caroline Werniger, la nostra nuova designer. Piacere di conoscerla, non parla d'altro. Ion mi ha detto che è la prima volta che viene qui, è vero? Sì. Verrà al nostro hotel? No, sono qui con mia nonna. Abbiamo voluto fare un tuffo nel passato. Ma ci sarà la cena di mercoledì, giusto? Sì, ovviamente. E porterò con me anche il contratto. Ancora non l'ha firmato e spedito? No, e sono già stata rimproverata per questo. Sì, ma entriamo ora. Dai. Da Marco Oric. In un certo senso non riesco ancora a crederci. Sì, anche se non mi è sembrato per niente innovativo o speciale. Sì, è per questo che ti ha scelto. Andava pazzo per i tuoi modelli. E tu credi che a un cliente di Oric possano interessare i miei disegni? Sì, assolutamente. Perciò vogliono creare un marchio con un'immagine completamente nuova. I clienti non penseranno a Marco Oric, ma a qualcosa di veramente innovativo. Porterò il contratto con me. Chi ci sarà alla cena? Ci saranno colleghi, alcuni partner commerciali. Ti presenteremo a loro. E poi basta con la relazione a distanza e col fare i pendolari. Tra 3 settimane staremo insieme ad Amburgo. Ti ho già detto della mia camera d'albergo? C'è una vasca enorme con una specie di... Non mi complicare le cose. No, era per dire. Nonna, non ti senti bene? No, no! Oh, sono distrutta. Hai fame? Vuoi che ordini qualcosa? No, sto bene. In realtà è venuto Matisse e ho mangiato con lui. È davvero simpatico quel tipo. Aspetta. Ecco.
E con Ion? Tutto bene? Sì. Mi è portata al nuovo negozio che è stato inaugurato ieri. E com'è? È chic. E poi è grandissimo. Ma? Nessun ma. Mi dispiace così tanto. Oh. L'avevo immaginata diversamente. Caro, io ti sono tanto grata. Grazie a te finalmente so che anche lei è sopravvissuta. Certo, glieli avrei ridati volentieri. Ma ho fatto tardi ancora una volta. Puoi ancora ridarglieli. La troverò di nuovo. Non penserai che sia morta. No. Invece è così. Magari si è trasferita. Ha 86 anni. Sarebbe la prima volta che lo sento. E poi te lo avrebbe detto. Si è dimenticata, forse. Oppure non ha più il mio numero. Tutti quanti muoiono. Succederà anche a me prima o poi. E così e basta. Fa parte della vita. Questo lo so. Ma è possibile che lei sia ancora viva? Ciao. Mi servirebbe il contatto dell'amministratore per trovare Judith Goldberg. Ah, sì, io però non credo che possa darle delle informazioni. Se vuole potrei contattare io l'amministratore. Sì, sarebbe gentile. Ok. Ecco. Vuole venire? Venga. Grazie. Serve aiuto? No, ce la faccio. Non è così facile da mettere con questa chiusura. Voilà. Grazie. In sella. Si tenga forte. È la prima volta ad Anversa? Eh? Sì. Ok.
quella è la vecchia banca nazionale belga. Ah, Ulrich, sì. Eccolo. Sono bravo? Sì. Guarda, in quel posto fanno le migliori praline di Anversa. Ah, sì? Ok. Pronta? Andiamo. Salve, sono Johan. E lei è la nonna di Caro, se non ho bussato alla porta sbagliata. Sì, sono io. Finalmente ci incontriamo. Dei fiori. Sono per me? Che gentile. D'accordo, entra pure. Caro è uscita stamattina. È andata a cercare la mia amica, ma non è ancora tornata. Ho sentito, mi dispiace che non siate riusciti a incontrarvi. Magari però ci incontreremo in paradiso. Siediti. Anche questo è per lei. Oh, ma grazie. Wow. Posso? Sì, certo. Il giorno del suo compleanno? Il settimo compleanno. Me lo ricordo ancora. C'era una torta secca e dura. Le regalarono una corda per saltare e aveva delle belle treccine che rimbalzavano su e giù. E mi sembra ancora di sentire orsetto bello, gira ancora. Orsetto bello, vai a dormire. Sembra che il ricordo della sua amica sia ancora molto vivo. Già. Ora basta con i ricordi. Io volevo invitarla a fare colazione. Sono spiacente, ma ho già fatto colazione. E invece una passeggiata? Sì. Sì, questo sì. Così mi fai vedere un po' Anversa. Bene. Allora? È pronta? Sì. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. L'ufficio dell'amministratore. No, questo è il mio regno. Che stai facendo? Sto preparando i tour della giornata. E l'amministratore di condominio? Tranquilla, non scappa. Organizzi tour? Sì, entrambe le cose. Un bar e un'agenzia per tour in città incredibili. Oh. Prego. Grazie. Oggi ne ho uno nel centro storico e un altro per bambini. Questo invece è per i ricchi. Giro turistico di allenamento per persone con cani. Tour culinari e tour individuali. Добро пожаловать в Антверпен. Кто хочет выпить чашечку кофе? Это тоже. Сейчас будет. Grazie.
Che brava. È così che mi sono pagata gli studi. Guarda, guarda, anche sveglia. Delizioso. E all'aria aperta è ancora più gustoso. Il mio ultimo picnic con un uomo è stato... parecchio tempo fa. Lei e Caro siete simili. Siete spontanee, dirette, curiose. Con il vostro temperamento si fa fatica a starvi dietro. Non ci si annoia mai, davvero. È una bella descrizione. Mio marito mi definiva ingombrante. È un altro modo di dirlo. È suo questo? Al spliff. Al spliff. Spero vi piace. Fatto. Bene. Com'è che tu e Caro vi siete fidanzati dopo tutto questo tempo? Vi conoscete già da... 15 anni. 15 anni? Sì, ma ero già innamorato di lei. Ma spiegami com'è successo. Non eravamo mai sincronizzati. Prima era impegnata lei, poi io. Dopo l'università ci siamo allontanati, ma siamo sempre rimasti in contatto. E Caro era sempre lì quando la cercavo. Lei è così... Lei è così autentica e brutalmente onesta. Mi piace che non si prenda mai in giro e porti sempre a termine tutto. Ingombrante. Ingombrante. Ma lei mi piace così. Da Svidania. Ciao. Arrivederci, Lea. Arrivederci. Ciao. Ti serve altro? Ah, sì, l'amministratore, è vero. Mi dispiace, non risponde. Oh. Riproverò più tardi, ok? Ho cercato Judith per un anno. Un anno. E ora è sempre irraggiungibile. Per fortuna, altrimenti non saresti qui. Ah, ci stiamo dando del tu. Così pare. Comunque è molto bello il tuo negozio. Grazie. Non riuscivi a deciderti tra bar e cultura? Perché scegliere? Quando entrambi sono possibili e si completano. E poi nessuno mi può dire che cosa posso fare. Voglio vivere la vita come voglio. E alla fine ho ragione, non credi? Qual è il tuo tour preferito? Il tour della birra. No. Dai, sto scherzando. Mi piace... Il tour ieri e oggi, dove si parla della storia e dei cambiamenti sociali e di come influenzano il paesaggio urbano. Sei uno storico? No, autodidatta. Ah! E tu? Designer. Di cosa? Moda. Ah, allora sei venuta nel posto giusto qui ad Anversa. E che cosa disegni? Moda femminile. Ho il mio marchio. Wow, bello. Quindi anche tu sei libera di scegliere quello che ti piace fare. Scusami. Grazie. Ciao. No, sono ancora per strada. Ho bisogno di una mezz'ora. No, non preoccuparti. Dimenticata. Va bene, ok. Appena arrivo vediamo come fare. Devo andare. Peccato. Hai un altro tour della città? Tra meno di 3 ore.
Avrei voluto portarti con me. Non posso, mi dispiace, ma so chi potresti portare con te. Mm? Ho perso la cognizione del tempo. Non preoccuparti. Gli studenti presentano fino alle 17. Andiamo. Volevo cambiarmi le scarpe. Ma no, sei splendida anche con queste. Aspetta un attimo. Chi era il tipo in moto? Matisse. Lui mi sta aiutando a cercare Judith. Non credi che la cosa ti stia sfuggendo di mano? È ovvio che sia morta. Finché non avrò prove, io continuerò a credere che sia viva. Ancora più bella. Sì? Magda, sono venuto con questo. Sa da quanto tempo non mi siedo su un mezzo del genere? Non si preoccupi. Sì. Sì, un momento. Vada un pochino indietro. Bene. Guido io. Come vuole guidare lei? Sì. Scherzo! Stavo scherzando! Ah, okay. Il suo viso lo doveva vedere, pazzesco! Incredibile! Voilà! Sì! Si tenga stretta! Bene! Partiamo! Devo dire che questo mi piace moltissimo. Senza il paracadute. Wow, fantastico. Molto sexy. Mi piace. Guarda! Questo lo trovo davvero bello. Penso che sia un po' eccessivo. Con eccessivo che intendi? E questo invece? Eh? È un intramontabile. Oh, sì, è vero. Molto noioso. Oh. Stile classico con qualche dettaglio innovativo sarebbe stato più originale. Sì, forse pensandoci bene lo stile è troppo classico e conservatore. Lo vedi? Ma sono orientati al mercato. Eccoti di nuovo. Il vestito è inespressivo. Esatto. Mi scusi, ma la sua giacca? Nine Monkeys, un marchio di Norimberga. Spero di conoscere lo stilista in autunno alla fiera della moda che si farà qui. La stilista è già qui. Sono io, Nine Monkeys. Oh. Non ci posso credere. Sì. Sono Tessa van den Berg, sono il capo del dipartimento di moda. Sono Caroline Werninger, lui è Johan Kopstad, lavora per Marco. Lieta di conoscervi. Avrebbe voglia di presentare qui la sua nuova collezione? Purtroppo non ci sarà una nuova collezione.
ma entrambi stiamo creando un nuovo marchio sotto Marco Oric. Ho sentito che la vecchia volpe vuole reinventarsi. Beh, con lei a bordo potrebbe davvero avere successo. Sì, è un vero peccato, sa. Qui sarebbe stata una buona docente, glielo assicuro. Io? Sì. Non è facile trovare buoni docenti che tirino fuori qualcosa del genere dagli studenti. Sa, chi li incoraggia a trattare con i colori, i tagli, chi li orienta a trovare il proprio stile e a mettere la creatività al centro del proprio lavoro. La creatività è un aspetto fondamentale. È bello creare e sperimentare cose in piena libertà. Sì, sarebbe stata davvero la persona giusta. Tessa? C'est la vie, devo andare. Ma forse le piacerebbe tornare domani pomeriggio, verso le 3? Sì, volentieri. Perfetto, ne sono felice. Anch'io. Ciao. Ciao. Oh, santo cielo. Oh, mi sento male. La prossima volta deve essere lei a guidare. Ah, sì. Ora non si sentirebbe così male. Sì, ma non saremmo qui. Questo le farà bene. Che cos'è? Ginepro. Ginepro? Squisito. Grazie. Bene. Quindi possiamo entrare? Ma certo. Venite. Sei silenziosa. Tutto ok? Sì, certo. È sempre tutto facile per te. Ti stai solo trasferendo da un ufficio all'altro. Ma io sto rinunciando alla vita a cui sono abituata. I miei amici, il mio marchio, la mia casa. Tutta la mia esistenza. Lo so, caro, so perfettamente cosa significhi per te, ma entrambi otterremo qualcosa. Staremo insieme e finalmente vivremo insieme. Avrai una posizione molto alta in un'azienda prestigiosa, guadagnando il doppio dei soldi. Di cosa hai paura? Che non sia la decisione più saggia. Che non sarò libera di fare ciò che voglio. Ma cosa c'è di sbagliato? Puoi continuare a lavorare nello stesso modo. Naturalmente ciò che progettiamo deve essere vendibile, ma lo sarà. Stai per compiere un salto di qualità e stavolta sarà decisivo. Ehi, caro, sarà fantastico. Mi devi credere. D'accordo? Dunque, signore e signori, ogni nave che passava doveva pagare un pedaggio. E a quelli che osavano opporsi al gigante, pensate, veniva tagliata loro la mano, così, zac! Soltanto il soldato romano Silvius Brabo mise fine a questa follia. Secondo l'Antico Testamento, lui avrebbe semplicemente rovesciato la situazione tagliando la mano del gigante e gettandola violentemente nella schelda. E da questo, si racconta, fu trovato finalmente il nome della nostra città. Quindi, Antwerpen è diventato Antwerpen. Malauguratamente, lo scultore ha fatto un piccolo errore nella rappresentazione del soldato romano. Ecco, qualcosa è andato storto. Chi di voi ha capito che cosa? Io non vedo niente. Io nemmeno. No? No. Mi ascolti attentamente. Provi a lanciare con la mano destra, rimanendo in piedi sulla gamba destra. È facile. Lo faccio. Ci riprovo. Ma cosa dite? Non va. Non è facile. Provateci voi. È colpa del ginepro. Ti devo ancora
far vedere una cosa. Una mail. Guarda. Quando è stato? Ieri all'inaugurazione. Guarda. Fantastico. E questa è stata la seconda performance. Qui, ecco. Ma sembra meraviglioso. Oh, devo andare a prendere Magda adesso. Va bene, vieni stasera alla festa degli Antwerp Six. Il viaggio è il regalo di compleanno per mia nonna. Devo stare con lei. Ok. Capisco, potresti venire soltanto a cena e poi... Non ti preoccupare. A proposito, grazie. Per cosa? Per la tua comprensione. È il minimo. Caro! Nonna! Cosa ci fai qui? Sono venuta a prenderti per portarti a pranzo. Oh, mi dispiace tanto, ma purtroppo ho già un appuntamento. Magda! Sì, arrivo! Vedi, le ragazze aspettano. Ci vediamo in hotel. Tesoro, fatti organizzare un bel tour privato da Matisse, perché... ne vale la pena. Ne hai voglia? Come? Posso farti da guida? Dove andiamo? A che cosa sei interessata? A tutto! Andiamo! I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I can. Che sta succedendo qui? È normale. Anversa è una città cosmopolita. Qui vivono persone provenienti da oltre 160 nazioni. Ah, giusto! Il tour della città. Ah. E racconta, da dove inizia questa storia? Iniziò tutto già a metà del XIX secolo. Da tutta Europa la gente veniva ad Anversa per poi emigrare verso l'America, capito? Tuttavia, a causa delle norme molto severe d'ingresso negli Stati Uniti, tante persone si sono costruite una vita qui invece di tornare nella loro patria. E i tuoi antenati? Anche loro sono immigrati. Dalla Polonia, ma è stato secoli fa. Qual è la storia tra Judith e tua nonna? Sono molto curioso. Tu che cosa ne sai? Erano migliori amiche, ma l'olocausto le ha separate. E quando le ho parlato al telefono, Judith mi ha raccontato che a suo padre fu dato un aiuto grazie al quale lei e la sua famiglia riuscirono a fuggire dai nazisti. Non so altro, purtroppo. Beh, è bello che abbia trovato qui in Belgio una nuova patria. You don't make out what you said, and it sounded like an argument. If I could have looked you in the eyes, but I didn't dare. I wish I took your hand and showed you a way out of there. È calda! Entra! No! Dai! Ok! Va bene, la smetto, la smetto.
È stato molto bello oggi. Ho sentito bene, allora. Non riesci a dormire? Sono totalmente confusa. Ho la testa in disordine. Vieni di là con me. Pensavo di aver finalmente raggiunto il mio obiettivo. Voglio dire, sono anni che sogno di stare insieme a Johan come si deve. Realmente. Ad Amburgo. E ora che ci siamo quasi... Hai incontrato Matisse. È così terribile? È stato tutto così spontaneo e divertente. E ha proprio belle idee. Ed è una persona libera, fa quello che vuole. Proprio come te. Con Matisse mi sento così... così spensierata, così viva. E con Johan? Con Johan mi sento protetta e sicura. È molto comprensivo. E poi lui non è caotico e imprevedibile come lo sono io. Sai, quando Johan è con me, mi sento davvero tranquilla. Non so spiegarlo. In effetti sono entrambi magnifici. Sì. Io li prenderei tutti e due. Nonna, sei proprio incorreggibile. E che cosa dice il tuo cuore? Caffè? Grazie. Eccolo. Posso portarvi qualcos'altro? No, grazie. Ok, d'accordo. Potremmo dare un'occhiata alla casa di Rubens. Sì, ma hai un appuntamento all'Accademia di Moda o sbaglio? Sì, ma nel pomeriggio. Tesoro, che cosa hai intenzione di fare se la direttrice ti offre davvero una cattedra? Ho già firmato il contratto con Ulrich. Sì, ma non l'hai consegnato. Matisse, vuoi il caffè? No, grazie mille. Che succede? Io... purtroppo ho brutte notizie. Judith è morta 2 settimane fa. No. Lo sapevo. Nonna, mi dispiace così tanto. Com'è accaduto? Sfortunatamente è tutto quello che sono riuscito a sapere. Quante comunità ebraiche ci sono qui? 3. Perché? Vediamoci fuori tra 10 minuti.
rabbino della sinagoga ha promesso di cercare il dossier di Judith. Caro, caro. Ehi. Ciao, sì, sono uscito un attimo. Tornerò tra un'ora, sì. Sì, sì, meglio se sono. Ciao. Avevamo appuntamento? No, mi sono ritagliato del tempo e ho pensato di fare colazione con te. Oh, l'abbiamo già fatta. Va bene. È successo qualcosa? Abbiamo appena scoperto che Judith è morta. Stiamo andando alla sinagoga. Vengo con voi? È bello da parte tua, ma ci accompagna Matisse. Matisse? Mm-hmm. D'accordo. Allora ci vediamo più tardi. A dopo. Signora Werninger? Sì, salve, ci eravamo sentiti. Grazie per il suo aiuto. Vi informo che la signora Goldberg ha una figlia, Anna Marinover. La potrei contattare? Se vuole darmi il suo numero, glielo farò avere. Sì, certamente. Ci dica, possiamo visitare la tomba della signora Goldberg? Naturalmente, il cimitero è aperto al pubblico. Tuttavia, si trova in Olanda. In Olanda? Perché non è stata sepolta qui? Qui in Belgio le tombe non vengono date a tempo indeterminato, ma un cimitero ebraico deve essere una casa per l'eternità, quindi ecco perché tutti gli ebrei belgi sono sepolti nei Paesi Bassi. Ah. Grazie mille. E le potrebbe riferire che è urgente? Sì, sì, lo farò. Sì. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Matisse. Mi dispiace, ma ho un appuntamento in palestra per tenermi in forma. A dopo. Matisse, per favore, fammi spiegare. Non c'è nulla da spiegare. Ho bisogno di parlarti. Non possiamo far finta di nulla. Per me è tutto molto chiaro. Matisse, ti prego. Ok. Allora, raccontami del tuo compagno. O è tuo marito? No, no. Sembrate troppo innamorati per essere già sposati. Siete fidanzati? Andremo a convivere ad Amburgo. Vorremmo creare un marchio di moda. Non soltanto compagni, ma lavorate anche insieme. Sì.
ma è stato prima di averti incontrato. Oh, scusaci, Lea. Figurati. Lea deve fare un tour. Ora devo andare anch'io. Non chiedermi come andrà a finire. Io un'idea ce l'avrei invece. Mi farò sentire io, va bene? Con piacere, signora Marinover. Mia nonna sarà felicissima. Bene, mi può inviare anche l'indirizzo? Sì, perfetto. Sì, siamo molto felici. A domani, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Questa volta hai fatto un buon lavoro. Grazie. Signorina Berninger. Buongiorno. Ancora un Nine Monkeys? Gliel'ho detto, sono una fan della sua collezione. Sono felice che lei sia qui. È bello anche per me, anche se non so davvero perché io sia qui. Venga, le mostro la scuola. Facciamo solo un giro. Lo so che sta per iniziare una collaborazione ad Amburgo. Le piace la nostra esposizione? Pazzesca. Fantastica, vero? Io credo che sia un vero peccato che lei rinunci al suo marchio. Sì. Noi due, invece, dovremmo trovare un modo di collaborare. Ad esempio, con degli stage da Auric o tenere qui da noi in Accademia dei Seminari. Sì, magari. Perfetto. Da questa parte. Voilà. Wow. Questa sì che è una classe. E guarda che belle le luci. Studiare qui deve essere molto stimolante. Sì, è vero. Non c'è tanto da vedere. Molti studenti sono tornati a casa dopo la discussione della tesi. Ci sono materie per le quali siete alla ricerca di docenti? Sì. Per scienze tessili e per l'area design della moda. E invece per il secondo anno avremo bisogno di un coordinatore per organizzare i corsi dell'intero anno. L'anno scorso gli studenti avevano come riferimento un tema storico e la collezione che hanno realizzato è stata davvero molto interessante. Viene voglia di tornare a essere studenti. Condivido. Ma anche essere un docente non è affatto male. Lavorare con gli studenti è una bella esperienza. Non sono condizionati dalle leggi del mercato o dall'industria della moda, quindi esercitano liberamente la loro creatività e comprendono che l'indipendenza economica è un obiettivo importante. Sì, sono d'accordo. Facciamo una foto? Sì. La statua non era qui, ma da tutt'altra parte di Anversa. I turisti non la trovavano e allora è stata spostata. Caro! È tutto magnifico. Oh! Com'è andata? Oh, è stato sorprendente. La signora Vandenberg mi ha mostrato l'accademia ed è incredibile. Hanno delle splendide aule. Il loro metodo mi piace molto. Nessuna linea guida, nessuna regola. In realtà abbiamo pensato di fare degli stage in azienda per gli studenti del terzo anno. Tu che ne pensi? Bella idea. Oh, buone notizie. Ho sentito la figlia di Judith, Anna. La incontreremo domani al cimitero ebraico. In Olanda? Mm-hmm. Dopo il confine, non è lontano.
Sono così emozionata al pensiero di questo incontro. Passo dopo a darti la buonanotte. Scusate, mi sono stanca morta, ho bisogno di riposare. Stanca sì, morta no. È carina. Riposati. Questa. Notte. Buonanotte. È proprio incredibile. Ha così tanta energia. Mi devo preoccupare? Che succede con questo Matisse? Ci siamo baciati. Caro, stiamo costruendo qualcosa insieme. Pensiamo di avere figli. Mi dispiace così tanto, Johan. Ma non riesco a capire cosa mi stia succedendo. Lo so io. Il tuo è semplicemente panico. La Caro indipendente si sta legando a qualcosa. Non mi stupisce che tu voglia evadere. Noi due ci apparteniamo. Io ti amo. Ti amo anch'io, Johan. È successo qualcosa? Ma ho capito che con Matisse è stata solo un'evasione. All'improvviso ho avuto un'insensata paura di legarmi. Johan e io ci apparteniamo. Nonna. Cos'è quello sguardo? Quale sguardo? Critico. Tu non mi credi, l'ho capito. Ma no. No, io ti credo e come. Dai, finisci la colazione. Un altro po' di tè? Thank you.
Salve, sono le figlie di Judith, Anna. E lei deve essere Magda, vero? Sì, io sono Magda. Oh, sono così felice di conoscerla. Mia mamma ha sempre parlato così tanto di lei e della vostra magnifica amicizia insieme. Oh. Questa è mia nipote, caro. Piacere. Piacere. Venite. Che bei fiori. Avrei voluto rivederla ancora una volta. Lo capisco. È così bello finalmente conoscerla, Magda. Anche per me lo è. Quelle bimbe sono le tue figlie? Sì, Sofia e Alice. Dire quanto la più alta assomigli tanto a Judith. Ah, veramente? Uno scherzo. Sei sempre la solita. Sì. Questo è per lei. Che emozione. Non avevo mai visto una foto di mia mamma da bambina fino ad ora. I miei nonni hanno perso ogni cosa quando sono dovuti fuggire. Ma sono sopravvissuti. È vero. Mia madre e i miei nonni sono stati molto fortunati. Quando sono scappati da Berlino, sono venuti nelle Fiandre e si sono nascosti in una fattoria. A dire il vero, l'ho sempre sperato. Sì. Su, avvicinati. Vieni. È la nonna. Guarda. Tieni, eh. Ma fa attenzione. Ah, ho capito che non voglio giocare. Com'era la mia mamma da bambina? Divertente. Con me è sempre stata divertente. Eravamo inseparabili noi due, come sorelle. E giocavamo insieme tutto il giorno. Brava, Magda! Aveva una risata così contagiosa. Sì. Nessuno riusciva a dondolarsi in alto come lei. E se le dicevo che avevo paura che cadesse, lei andava ancora più in alto, una peste. E quando restavamo a casa, giocavamo con le nostre bambole. Per delle ore. Io ero completamente incantata, non avevo mai visto niente di così bello e non ho saputo resistere alla tentazione. Desideravo avere questi due oggetti, quella spazzola e quello specchio, tutti per me. Appena sono rientrata a casa mia, ho avuto un terribile senso di colpa e la mattina dopo sono tornata da Judith per restituirle tutte le sue cose. Sono entrata. La porta d'ingresso era spalancata. Judith! Judith! Non avevo idea di cosa fosse successo, ma... io sapevo di non poter lasciare lì quelle due cose, allora le ho conservate con cura fino ad oggi. Avevo intenzione di restituirgliele al suo ritorno. Ma lei non tornò mai più. E quando tempo dopo
Venni a sapere cosa era successo alla maggior parte degli ebrei. Provai a cercarla col servizio di tracciamento, ma non riuscii a trovarla. Allora io persi ogni speranza di rivederla ancora. Vede, se lei non avesse preso quella spazzola e quello specchio, allora vi sareste perse per sempre. Oggi lei sta donando alla mia famiglia un tesoro. Sono io che la ringrazio, Magda. Prendilo. Grazie di cuore. Bello, vero? C'è così tanta pace. Nonna, dimmi, perché poi hai smesso di cercare Judith? È successo e basta. La vita scorre veloce, con le sue priorità. Ti impegni per fare carriera, poi arrivano il marito, i figli, la routine, i problemi, la fatica e tutto quanto il resto. Sì, ma sono tutte scuse. Sì. L'ho rimossa perché avevo la coscienza sporca, è questa la verità. La perdita faceva così male da non voler più sapere cosa le fosse davvero accaduto. È triste, lo so. Caro, ti sono riconoscente per averla potuta salutare. Nella vita è necessario chiudere alcuni capitoli. Così facendo è possibile mettere un punto e ricominciare da capo. Sera. Grazie, arrivederci. Wow, il tuo stile ogni volta mi sorprende. È il mio mestiere. Vedo che ho contagiato anche te. Hai portato il contratto. E io ho una sorpresa per te. Due settimane e ci trasferiamo. Cosa? Sarà il nostro nido.
La stai prendendo in affitto? Veramente l'avrei quasi comprata, riservata. Ho pensato, dato che guadagneremo piuttosto bene, potremmo permettercela. Come ti è venuto in mente che io lo volessi? Caro, allora fammi capire cosa vuoi. Voglio presentarvi la nostra nuova collega Caroline Werninger, signori. Una giovane designer molto creativa che stimo molto e che condurrà il nostro nuovo marchio al successo con le sue idee non convenzionali. Brillanti e originali. Benvenuta, Caroline, nella nostra grande famiglia. Sono felice di averti tra noi. Ed è fantastico che tu faccia parte del gruppo Oric. A una cooperazione di successo. Grazie. Può venire un momento? Torno subito. Sì, a dopo. Yasmin ha parlato di nuovo con la direzione dell'edificio. E alla fine avremo le stanze grandi al piano superiore. Sì, sono veramente belle e luminose. Torno subito, d'accordo? Mi dispiace se con la casa ti ho colta di sorpresa. Chiariamo tutto dopo. Ora godiamoci la serata, ok? Caro, di un po'. Caro. 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 Caro, spero non ti stia annoiando. No, va tutto bene. Con Nine Monkeys, quando presentavi la collezione invernale? Veramente non ho mai fatto collezioni stagionali. No? Perché no? I clienti non volevano attendere mesi per i nuovi prodotti. Certo, beh, allora speriamo che con il nostro nuovo marchio non sia lo stesso. A dire il vero, non mi ritrovo affatto nel vostro marchio. Lei non permetterà mai che quelli che sono stati modelli di successo facciano spazio a nuove idee. È difficile abbandonare la vecchia strada per una nuova. La creatività non è pianificabile, la moda è... La moda è come la vita, è un'avventura incontrollabile che va affrontata con gioia e grande curiosità. Per essere creativi bisogna essere liberi, non ci si può legare, bisogna sempre riuscire a cambiare il modo di vedere le cose. Il contesto nel quale mi farete muovere è già segnato. Io voglio invece riuscire in cose nuove, voglio trovare la mia strada da sola. E non voglio accettare compromessi, ma voglio essere libera. Facciamo un brindisi alla libertà. Alla tua libertà, caro. Buona fortuna. Vieni con me, devo dirti una cosa. Aspetta. Oh, accidenti, caro, che fai? Dove sei?
È la prima volta che non sei in ritardo. Scusami. Gran bel discorso. Che ne sarà di noi? Sai che ho sempre desiderato stare con te. Ma all'improvviso ho capito che noi due siamo troppo diversi. Non solo lavorativamente. Insieme andremo nella direzione sbagliata. Ci aggrappiamo ai vecchi sogni, ma in realtà ognuno di noi vuole qualcosa di diverso. Mi dispiace che con me tu non ti senta libera. E tu ti senti libero? Con me? Dovrei solo cambiare lavoro per liberarti completamente di me. Ma io non voglio questo. Scorsa, perché non usare tessuti diversi? Signora Van den Berg. Ah, ok. Signorina Werninger. Buongiorno. Ne riparliamo dopo. Ok, certo. Signorina Werninger, che bello rivederla. Anche per me. Vorrei tanto insegnare qui da voi. Oh, sarebbe fantastico. Le lezioni di prova iniziano la settimana prossima. Siamo in tempo. Sì, potrò esserci. Bene, perfetto. Allora benvenuta. Grazie. Anche se non ho idea di cosa mi attende. Ne parliamo con tranquillità nel mio ufficio. Mi segua. Cultura o caffè? Baciami.